Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video unboxing. Oggi abbiamo tanti pacchi da aprire assieme. Alcuni di questi sono assolutamente pacchi a sorpresa perché non ho idea neanche di chi li abbia mandati. E lo scopriremo assieme. Questo potrebbe essere l'ultimo video di questa stagione, l'ultimo video unboxing, a meno che non mi dovessero arrivare pacchi che dovrò aprire con estrema urgenza, dovremmo rivederci a settembre con gli unboxing, ma chi vivrà vedrà. Oggi abbiamo questo bel po' di pacchi da aprire e quindi cominciamo subito. Cominciamo da questo che è un pacchetto che mi arriva da Universal, dall'ufficio stampa di Universal, e quindi vediamo cosa contiene. Ecco qui. Bene, 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 ragazzi. Ecco qui, si tratta di Peter Rabbit. Questo è un film che ho già visto, ma che rivedo molto, molto volentieri. È un film appena arrivato in Blu-ray e si tratta della storia di Peter Rabbit, un coniglio, delle sue sorelle gemelle, di suo cugino, che hanno passato anni interi della loro vita ad infestare il giardino di un povero signore anziano. Quando quest'uomo ad un certo punto muore, i conigli pensano di essere diventati i proprietari della casa, ma ad un certo punto dovranno fare i conti con il legittimo erede di quella proprietà. È davvero un film molto molto carino, girato tra Stati Uniti e Australia, ed è un misto tra computer grafica e live action. Devo dire che a me è molto piaciuto, il protagonista ha la voce di Nicola Savino e io, ragazzi, assolutamente ve lo straconsiglio per passare un'ora e mezza in completo relax e in assoluto buon umore. All'interno di questo Blu-ray sono contenuti anche tutti i mini film di Peter Rabbit, quindi ragazzi io ve lo straconsiglio. Come al solito lo trovate linkato in info box. Grazie mille Universal e andiamo avanti con questo mega pacco. Ragazzi, pesa una tonnellata, sentite che botto. Questo qui invece mi arriva da Toonue. Non ricevevo pacchi da Toonue davvero da tanto tempo, ma visto che tra poco andrò in vacanza, volevo qualcosa da leggere e quindi ne ho approfittato per farmi mandare qualche nuovo loro titolo, così da sapere cosa poter leggere sotto l'ombrellone, visto che voglio prendermi almeno una settimana di relax sotto l'ombrellone prima di partire per Berlino e leggermi tutti i fumetti e tutti i libri che mi sono stati inviati in questo periodo. Ed ecco qui i volumi che mi hanno gentilmente inviato i ragazzi di Toonue, e abbiamo Sospeso di Giorgio Salati e di Armin Barducci. Questo qui mi è stato consigliato proprio da Toonue e si tratta di una storia molto particolare perché ci invita a riflettere. Qualora noi dovessimo ricevere dei superpoteri, davvero diventeremmo dei supereroi? Oppure magari potremmo usare questi poteri per fare del male o comunque a scopo personale? E in questa graphic novel ecco che troviamo per l'appunto un ragazzino che riceve dei superpoteri e che dovrà decidere come utilizzarli, ed sarà sempre appunto combattuto tra il bene e il male. Io lo trovo davvero molto molto interessante, questo qui ve lo linko sotto in info box e magari ve ne parlerò nuovamente anche su Instagram o in altri video nella prossima stagione. Io intanto ve lo segnalo perché davvero sembra molto interessante, e poi Giorgio Salati collabora da tantissimo tempo con Topolino, quindi comunque una garanzia. E detto questo, abbiamo un altro volume che ho richiesto io, che è di Peter Cooper, che ragazzi si tratta di Diario di New York. A me piace tantissimo Peter Cooper, vi ho già mostrato in passato Rovine, quello lì è un suo lavoro, il suo ultimo lavoro, che ha ricevuto davvero tanti tanti premi, e in questo caso parliamo di appunto Diario di New York, che è uscito da pochissimo per Toonue, dove lui raccoglie tanti tanti aneddoti legati alla città di New York, una città che lui ama visceralmente, dove ha vissuto per tantissimi anni. E qui ecco che faremo un viaggio all'interno di questa grandissima città, tra avvenimenti realmente accaduti come ad esempio l'attacco alle Torri Gemelle, momenti vissuti dall'autore stesso come quando si è arrampicato sul ponte di Brooklyn
Brooklyn con un suo amico, o ad esempio anche di fantapolitica, dove troviamo un Donald Trump che vuole andare ad erigere un muro a Manhattan che divide i ricchi dai poveri. Quindi davvero molto molto interessante, io non vedo l'ora di leggerlo, è pieno di disegni, di schizzi, è davvero super super interessante, ci sono graffiti, c'è davvero di tutto, sono tutti scorci di New York che l'autore ha raccolto in circa 30 anni se non sbaglio. È davvero molto bella anche questa edizione cartonata, davvero molto molto importante, e la copertina ha un tessuto molto particolare, ruvido al tatto, mi piace davvero tantissimo. E anche di questo volume sicuramente ve ne parlerò ancora, io ringrazio tantissimo Tumuè per avermelo inviato. Ma vedo che c'è un volume che invece io non avevo richiesto, e si tratta di Goonie, una fantastica avventura. Vedo in copertina un unicorno e qui troviamo scritto: nessuno è mai solo quando sa che può contare su qualcuno. Un albero può essere forte, ma lo è di più una foresta, ricordatevelo. Davvero molto vero, ma credo che abbiano sbagliato, questo fa parte della collana Tipi Tondi, ma io avevo richiesto Gauguin, ero molto interessato a una graphic novel sempre di Tounet che racconta gli ultimi anni della vita di Gauguin, che magari comunque vi linkerò sotto in info box, ma credo che Gauguin sia stato scambiato per Goonie. Deve esserci stato un fraintendimento e mi è stato inviato questo. E quindi naturalmente non so dirvi molto di più, ma chiunque avesse domande in merito su questo volume, ragazzi, tranquillamente fate le domande sotto che io sono qui per rispondervi. Grazie mille a Tounet per questi volumi che mi porterò sicuramente in spiaggia, ma andiamo avanti perché adesso passiamo a due pacchi che invece mi sono arrivati inaspettatamente e non ho idea di cosa contengano. Il primo è questo qui che mi arriva da Mondadori e non ho assolutamente idea di cosa possa esserci all'interno. Quindi apriamo questa busta e tiriamo fuori questi che sembrano essere due libri. Eccoli qui. Il primo è di Mary Stuart e si chiama Mary e il fiore della strega. Il libro da cui è stato tratto il film Mary e il fiore della strega, evento speciale al cinema di Rizzoli. Oh, ok ragazzi, ecco qui c'è anche la locandina, questo qui è il libro da cui è stato tratto l'ultimo film dello studio Ghibli che io volevo assolutamente vedere, che come al solito non ho visto, quindi dovrò recuperare, e in questo caso in questa bellissima edizione, mi piace davvero tantissimo la grafica di questo volume, togliamo la fascetta. Guardate quanto è bello, non è neanche grossissimo, quindi questo qui direi che lo potrò leggere tranquillamente in una giornata al mare, visto che è scritto anche abbastanza grosso come carattere. È appunto il libro, come abbiamo detto, da cui è stato tratto l'ultimo film di Miyazaki, a quanto pare, quindi dello studio Ghibli. Sono davvero super contento che me lo abbiano inviato. Io conosco la storia per grandi linee di questa ragazza che va a passare l'estate a casa dalla zia e però si annoia, si allontana dalla casa e credo si imbatta in qualcosa di magico, in una sorta di fiore. Adesso non sono proprio ferratissimo, però ero davvero molto molto incuriosito. Quindi grazie, grazie mille Rizzoli per questo volume, ma non è l'unico, mi hanno inviato anche sotto il Burka di Deborah Ellis. Sotto il Burka dovrebbe essere il film che è stato prodotto da Angelina Jolie, che se non sbaglio è stato anche premiato a Cannes, ora non vorrei dire una fesseria, e questo film di animazione è presente anche nel catalogo Netflix perché mi è apparso giusto due giorni fa tra i consigliati. Quindi a questo punto, visto che non ho letto il libro, direi che andrò a leggere il graphic novel, davvero molto molto carino, mi piace davvero tanto anche lo stile, credo che sia ripreso dal film, e poi andrò a guardarla naturalmente anche su Netflix. Mi piace davvero moltissimo, molto bella questa edizione, e altrettanto bella anche questa qui di Mary e il fiore della strega. Grazie mille Rizzoli, anche questi due volumi allieteranno le mie giornate al mare. E di questi vi lascio naturalmente il link sotto in info box. Passiamo all'ultimo pacco che arriva da Amazon, ma che non ho ordinato io. Apriamo la nostra busta ed ecco che si tratta di un prodotto di Oki. Si tratta di Oki e sono delle cuffie da gaming. Grazie Oki, non ho idea di cosa farmene, ma grazie mille per queste cuffie.
E adesso ho appena pensato che è arrivato un altro pacco e che non ho preso, quindi vado subito a recuperarlo. Ecco qui, sempre Amazon, sempre mittente sconosciuto, comunque Amazon, ma non ho idea di cosa ci sia all'interno. Quindi abbiamo anche questo qui, sicuramente qualcosa di tecnologico o comunque qualche gadget inviato a mia insaputa da qualche ufficio stampa e quindi tiriamolo fuori. Eh sì, ebbene sì, ecco che abbiamo uno Spiral Wind, che non ho idea di cosa sia, e di un altro Hand Free Fan di Easy Hack. Io direi di cominciare da questo qui, credo sia un ventilatore, non ne ho idea, lo tiriamo fuori. E vediamo com'è anche questo qui di Easy Hack, quindi grazie mille, trovate come al solito tutti i link in info box, ormai l'avrò ripetuto 100 volte. E si tratta di un ventilatore a doppia elica, fronte retro USB, davvero molto molto carino, davvero molto di design, spero faccia un minimo di aria, quindi direi che per scoprirlo adesso mi tocca andare a prendere anche il power bank. Eccolo qui, andiamolo a collegare alla nostra ventola e vediamo cosa succede. Dovrebbe esserci un interruttore, presumo. Sì, ok, è partito. Devo dire che fa davvero parecchia aria, è molto molto potente, però sul retro non la sento perché evidentemente entrambe le ventole girano dallo stesso senso, dalla stessa parte, quindi fanno aria da questa parte. Molto molto carino, anche se non ho ben capito il metodo di funzionamento. Credo abbia a che fare con la base, sì. Toccando la base si accende e si spegne. Bene, molto molto carino, sono abbastanza dubbioso come avete visto sul funzionamento, ma molto molto carino. E poi tiriamo fuori questo, ecco qui, si tratta di un ventilatore, anche in questo caso ho visto che sotto c'è qualcos'altro, quindi lo andiamo a tirare fuori. Davvero ragazzi, unboxing stranissimo, abbiamo il cavo di ricarica e poi abbiamo una cinghia per attaccarci il ventilatore. Ok, io non sto capendo quello che sto tenendo tra le mani. Vediamo, direi che questo qui probabilmente va attaccato da qualche parte. Ok ragazzi, credo proprio che si tratti dell'oggetto più strano che mi abbiano mai inviato perché è un ventilatore portatile da appendere al collo, quindi magari potrei portarlo con me a Berlino. Perché sicuramente farà molto caldo, ma sicuramente tutti mi prenderebbero per pazzo. È davvero molto carino, però, come design, magari da metterlo sulla scrivania, non al collo, perché si solleva in modo da puntarlo direttamente in faccia e poi qui abbiamo un tasto per accenderlo. Quante velocità ci sono, non lo so, quindi proviamo a rischiacciare il bottoncino. 2 e 3, ok, davvero molto molto potente, non me l'aspettavo. Col quarto click si va a spegnere. Davvero molto molto carino, anche se io penso che non lo metterò al collo, ma probabilmente lo userò così sulla scrivania perché comunque è molto molto potente ed è interessante il fatto che è compreso questo cavetto, quindi sicuramente si tratta di un ventilatore con batteria a litio. Sì, qui abbiamo la porta USB di ricarica, davvero molto molto interessante, un po' strano ma molto molto carino. Bene ragazzi, io a questo punto vi ho fatto vedere tutto quello che avevo da unboxare, qualora dovessero arrivare nuovi pacchi li apriremo ancora assieme, altrimenti ci rivedremo sicuramente a settembre con altri unboxing. Io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, spero vi abbia fatto piacere passare 10 minuti in mia compagnia, come al solito mi raccomando lasciate un mi piace, commentate, condividete il video con i vostri amici, attivate la campanella, io vi do appuntamento a presto con tantissime altre novità. Ciao!